è verde. Scusi, secondo lei Bologna quest'anno come va? No, guarda, io il calcio siamo in Coppa di... Buongiorno, che ci fai qua questo? O non sei andata a letto o sei stata troppo a letto. E se sì, con chi eri a letto poi? Ma che siete, scemi? Fra, per favore, fammi un caffè, va. Oh, ma ti vesti bene te, una volta. Fra, doppio. Va bene. Alberto, scusa, mi dai un pezzo di giornale? No, io ho quello di ieri, fatti sedere. Deor sì, deor no, deor forse. Ma che cos'è il deor? Deor è un posto dove le persone, se stanno sedute per troppo tempo e non consumano, il barista gli dice deor di andare. Deor è questo coso qua in cui siamo tutti quanti a sedere. Soffro come un cane. Beh, scusa, ma perché? Ci aveva due fidanzate il bastardo, manco una, due. Sì, Marta, però se fai così sembra che dici che ce n'aveva quattro di fidanzate, non due. Eh sì, Marta, mica ce n'aveva quattro, ce n'aveva due. A proposito di fedeltà, tu non ti devi dimenticare che le uniche compagne fedeli nella vita sono la calvizie e la cellulite. Quelle non ti abbandoneranno mai. Ragazzi, basta, per favore. Oddio, il cellulare. Mia madre. Mamma, ciao. Sì, no, scusami, ti stavo per chiamare. Oh, ciao. Ciao. Edo, ciao. Zia, com'è che c'è i capelli gialli? Edo, vai a disegnare, vai. Ma chi ha gialli? Ma non è vero. Il fidanzato della nonna c'ha la coda. Amorino della nonna, non si dicono queste cose. Vai a disegnare, su. Vai, 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 vai. Oh, le mie figlie. Piacere, Giovanna. Ugo. Toglietemi dai piedi che devo preparare. Ugo, non mangiare tutte le patate, eh? Certo che questo è proprio figone. Ma che figo, Giovanna, a me sembra un nano da giardino. Pare un nano da giardino, invece pare sia un commercialista di moda. Vabbè, allora sei di moda. Sono venuta con il fidanzato, questa volta è quello giusto, è lui, me lo sento. Ora in bagno. Ah, quindi se è quello giusto vuol dire che non è lo stesso della settimana scorsa? No. No. No, quello era quello sbagliato. Certo. Ciao, scusa, ho le mani bagnate. Ah, ciao, ciao, Chiara. Piacere. Andrea. Ma io non ci siamo già visti da qualche parte, io e te, in qualche posto? Sì, 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 può essere. Poi Bologna è piccola, io faccio cose, vedo gente. Che fa, cita? Andrea è un giornalista, un critico. Critica tantissimo, continuamente. Immagino. Insomma, un critico. Un critico, sì, sì. E io faccio l'attrice. Sì, insomma, qua. No, cioè faccio l'attrice. Fascinante. Sì, sì, sì. Sto preparando uno spettacolo con dei bambini in una scuola materna e... Stiamo preparando Cappuccetto Rosso. Sì, sì, io faccio tutto. Cioè, sì, sì, faccio tutti i personaggi. Faccio la nonna, faccio il cacciatore, faccio il bosco. È imperdibile. Magari ti recensisco. Davvero? Sì, contaci. Ma scusa? No, ma scherza, dai. Sì. Sì, però è simpatico come un calcio in bocca. Vabbè, è uno stronzo, però è lo stronzo giusto. Giovanna, ma che dici? C'ha la fede. Ma si vede poco. Il fidanzato della nonna è un ex latellextre. Caro, stasera c'è il ragù, sei contento? Eccoci qua! Finalmente.
il piccolo Edo, lo spione. Eccolo, eccoli, eccoli. Mi stavo aspettando. E il papà con la sua fidanzata. Ma che sei matta, hai invitato anche papà? Allora, invito chi voglio, va bene? Ma non si è parlato da anni. Oh, il vino, grazie. Permesso. Sono così contenta che siete venuti. Grazie. Lei, signorina, tutto bene? La clientela sempre abbondante. E tu, cara, la prostata come va? Dai, andiamo che è pronto. Eccoli qua! Buonasera a tutti! Ciao, sì. Salve! Ciao ragazze! Bello nipotino! Ciao, Chiara! Piacere, Giovanna! Ugo, Ugo! Piacere, Ulisse! Ulisse. Jessica! Allora, un momento di attenzione! Volevo ringraziarvi a tutti di essere venuti tutti così compatti e col cuore in questo momento così importante della mia vita. Perché io e Ugo abbiamo deciso di sposarci. Sì. Oh. Che bello, dai! Guarda che bello, mamma. Bello, mamma, bello. Ah, stronzo! Ma non mi avevi detto che ancora non te l'avevano dato al divorzio? Ma è la verità. Ma non ti mentirei mai, zozzo. Sei una zozzona, tu. Edo, ma che dici? È vero, l'ha appena detto il nonno. Edo? Guarda la nonna, Edo, tesoro della nonna, la zozzona, mamma mia, la signorina qui è la fidanzata del nonno. E perché non si lava? Ma vedete di andarvene tutti a fanculo, va? Tesoro? Tesoro? No. Bravi, complimenti. Complimenti. Cosa vuoi? Un bambino, un bambino. Non ti preoccupare. Sì, dai, non ti preoccupare. Te la capi con un paio di scarpe di Prada. Oggi ci sono anche tutti i negozi aperti. Sono anche saldi. Appunto. I saldi! Ugo! Oh, andiamo a saldi! Ah, a proposito, Chiara, ma è quel tuo amoroso, quello simpatico, quel giancoso lì? Col ciuffo, quello simpatico. Sì, sì, sì. Niente, non lo vedo più da 2 anni. Ma dai. E quell'altro? Quel Gianquell'altro? Gianquell'altro mi ha lasciato perché ha scoperto che uscivo con Giancoso. Come, scusa, non ho capito la storia. Il punto è che io stasera non avevo nessuno da portare alla cena. Ancora bigama sei? Ma dico, ma cosa aspetti? Cioè, ti devi sistemare in qualche modo, no? Sì, papà, per favore, non ti ci mettere anche tu. Sì, Chiara, ha ragione il papà, perché vedrai che prima o poi qualcuno si arrabbia e ti taglia in mille pezzettini. E poi la mette nel freezer. Come puso? Come puso? Si dice puso? Come i Lego. Ce li avete i Lego e i gormiti? Ce li avete i gormiti voi? Lo psicologo lo vedi ancora tu, Chiara? Mamma, il mio psicologo era Giancoso. Ti imbottisci solo di Tavor e di Lexo. Ma non è il momento di parlare di questo. Comunque no, perché tanto me ne passavo lui gratis e visto che costano un casino non li prendo più, va bene? Certo. Tanto vale continuare a rovinarsi la vita, tanto quello invece è gratis. Sì, invece cosa tuo. Ma dico, ma cosa ti credi di essere ancora una ragazzina, eh? Si crede un adolescente, con i fidanzatini e poi a due, se no non è contenta. È aritmetica. Ne prende 2 per 1. Sì, facendosene 2 però. E voi non lo sapete, ma è così. Io mi innamoro davvero, è solo che mi prendi a 2, che ci posso fare? Non è neanche colpa tua, poverina. Mangiamo? L'avete vista la coda del fidanzato della nonna? Edo. Tieni, te lo regalo, ma poi tu non ci invadi. Grazie, sei molto gentile, anche un po' cacacazzo. Comunque stai tranquillo. Non abbiamo nessuna intenzione di invadervi. Al momento, con tutto l'inquinamento che c'è. Allora perché sei venuto? Per amore. Allora, Edo? È simpatico Ugo, eh? Sì, però è un extraterrestre. Edo, tesoro, ma che dici? Sì, viene dallo spazio tutta la sera che te lo dico. Edo, per favore, gli extraterrestri non esistono. Sì, ti dico. No, ti dico. E io ti dico di sì. E noi ti diciamo di no. Sì, che esistono. Infatti, noi per gli alieni siamo alieni. Andiamo, va. Senti, se ti avanza qualche tavolo, glielo diamo al pupo, perché prima si abitua. Meglio è. Ciao, ciao, ciao. Edo. Ti lascio il tuo.
Fra, ma tu ci credi all'amore? Io dico l'amore vero, l'amore è quello dei film. Se esiste, non è roba di questa terra, è roba di un altro mondo. Liscio, non fa una piega.